giocatore di Zianigo che dovrà con lo scudo, no scusate, giocatori di Zianigo dovranno lanciare le palle e abbattere i barattoli. Avremo un giocatore invece di Campocroce che con lo scudo dovrà cercare di impedire veloce che i barattoli vengano abbattuti. 2 minuti, 3, 2, 1, via! Via! Rientrare nella postazione, non superare il limite all'esterno. Guarda, neanche a Buffon. Eccolo! Un po' più avanti in difesa. Sono rimasti su solamente 6. La debacle. Vediamo se riescono a superare il gioco per poter rimanere sulla postazione. Difesa della postazione, un minuto e 24. Ella, dai che siamo a meno 4. Ci sono ancora 4 barattoli. 1 mi pare, ce n'è rimasto uno in piedi. Quanto manca ancora? Avanti, avanti! Non manca poi. Avanti, avanti! È il cucchiaio dell'attaccante centrale. 10 secondi. 9. Stop! Allora, è rimasto in piedi un barattolo, quindi la squadra di Zianigo, che era al 19, ritorna indietro di un punto, quindi va alla casella 18. E adesso abbiamo il capitano di Mirano che lancia. Tocca Mirano. 6! 6! Gioco! Casella, accidenti. Scusa. Il gioco della vestizione della donzella. Della gentil donzella. La squadra di Mirano, forza. 3 minuti di tempo. 3, 2, 1, via! E gioco! Allenatissimi, con tutta la calma e la flemma che può essere, che investe un capoluogo, che investe un capoluogo, degli abitanti di questa cittadina molto così, molto sobria, trendy, molto possiamo sobria, dire trendy, portano con calma gli abiti alla nostra donzella. Hanno fatto un la calcolo. Nostra donzella che porta questa gonnellina color mattone, un colore che quest'anno va molto di moda e che si utilizza per i grandi eventi, le grandi feste, che viene accompagnato a questo bluette, nuovo colore e nuova nuance. Ecco. Per le nostre signore. La chemise, la chemise. La chemise, le blanc. Le blanc sul marron, fa bene, fa bene. Ma no, va bene. Va bene. Va bene, va bene. Va bene, va bene, va bene. Ecco qua, le mantezin. E dobbiamo chiudere quella camicetta
perché una signora non sta aperta in quel modo. Esatto. Cioè ci vuole anche un po' di... Sul décolleté va la copertura, sul décolleté. Il prossimo tu. Ed è 1:31, siamo a metà gara ed è ecco vero. Questo scialle fatto all'uncinetto, eccoli, sempre sul colore dell'azzurro, molto trendy, è un azzurro un po' cenere così, ma che si accompagna sempre molto bene a questo color mattone e bluette. Ed ecco con la nostra cuffietta la nonna di Cappuccetto Rosso, tempo superata la prova da parte della squadra di Mirano, e quindi il Montepremi rimane immutato e resta a 6 e a schina vecchio e rimane a 6. Adesso si ricomincia da Scaltenigo una nuova serie, però da adesso ogni capitano lancerà 2 dadi. E si lanceranno 2 dadi fino alla casella 53. E qui la poi dalla casella 53 un dado alla volta, magari 53 uno si diverte, fa 5 e va alla 58. Ah, ma guarda a volte. E fa una cosina, una passeggiata, poi fa tutto un giro indietro. Ma insomma, ci sono tante cose. Non svegliamo. Non svegliamo l'arcano, non svegliamo l'arcano che sta dormendo. Che l'arcano. Sta in noi, sì. L'arcano che sta in noi. Ecco la rullata del percussio Enisa. Col primo dado realizziamo il 6. E se fa 3. No, dus. 12. 12. E quindi Scaltenigo va alla casella numero 12. Scaltenigo. Scusa, Vetrego, che è a 1, lancia dalla postazione numero 1, lancerà con 2 dadi per la prima volta. Realizziamo 5. Il 5. Eh sì, io ho riformazia mi tarto qua. Ecco qua. Ah, 11 e va. 11 più 1 fa 12. 12. E Vetrego va a trovare la squadra di Scaltenigo. E quindi gioco spareggio tra Scaltenigo e Vetrego con il tiro alla fune. Ci siamo? Abbiamo mezzo infermo, attenti a non uccidermi. Perché? Ragazzi, pronti? Mamma respirato mia. A fondo, avete incamerato, dovete rimanere in apnea per 2 minuti, forse anche 30 secondi. Scusi presidente, scusi, ma si accorda di 21 anni fa? Eh sì, è a posto siamo. Dobbiamo ricominciare, hanno perso. Chiedo scusa. Dovete nuovamente concentrarvi. Non sta a tirare. Allora, espirare, ci siamo, vi siete puntati, pronti? 3, 2, 1, via! Ed eccole, le 2 squadre che si... Ehi! Alzala! Vetrego che riprende! Suito che va di Adia Transina! Ok, andata, non avevamo dubbi, francamente. Scaltenigo rimane al 12, Vetrego ritorna alla casella. Presidente, lei uno. Lei sta rischiando un'indagine per la scelta. No, i giochi, l'ordine è già scelto. Per carità, si scherza. Tocca a Ballò che è a 0, com'è nella tradizione, con 2 dadi. Ma pian? Andiamo pian. E 6, 12. No, se poi. E al 12, ma ogni... cosa c'è? C'è Scaltenigo. Ilia. E quindi
Scaltenigo. Qui propongono tiro alla fune. C'è la raccolta delle zampe dell'oca. Dell'oca. Quindi esatte dell'oca. Di trucioli sono nascoste delle zampe d'oca. Loro devono correre là dentro e cercare le zampe d'oca. Ne possono prendere una e come la prendono? Di corsa la vanno a portare su quel secchio e ripartono. Abbiamo 2 minuti di tempo, però assieme alle 10 zampe c'è anche una cosa molto bella, molto strana. Quella è una cosa che nessuno usa, butta sempre via. Noi invece quella la cerchiamo. È il becco dell'oca, che farà raddoppiare i punti a chi lo troverà. Quindi sempre la fortuna, sempre in mezzo, e sarà sempre lei che determinerà il vincitore. Ah no? 3, 2, 1, via! Mamma. Non buttare via fuori. Ma sì, perché sono delicate, cercano bene. Già un giro per Petra, sì, il pallone. Per pallone. È arrivato anche un giro per Scaltenigo. Guarda che brava sta ragazza, un bel applauso. 1 alla volta, 1, 1, 1, 1. No. Ricerca è spasmodica. E si levò alto il caigo. Sì. Un minuto. Io metterei un aspide sotto. Una vipera metteria sotto. Dai, che bel gioco, dai, che bello! Abbiamo raggiunto quasi la mezz'ora, eh! Sta per scoccare la mezz'ora di gioco! Mancano 2 minuti alla mezz'ora di gioco e dobbiamo ancora a scominciare. Pensati. Stop! Stop! Rimanete là, rimanete là. Andiamo a... Allora, ricordo che una zampa l'abbiamo eliminata perché ne avevano portate 2. Non va a farle calcul. Scaltenigo. Pallò. Scaltenigo. 4 zampe. Pallò. 5 zampe e il becco dell'oca. Vince Ballò, che rimane a 12, e Scaltenigo ritorna alla partenza. Campo Croce, Maccio Zampieri, che è il numero 10. Campo Croce è il numero 10. Attenzione, col primo dado realizziamo 2. Perché? 1, 4. Raggiungiamo il 22 con Zianigo. Ed è la volta di Mirano, che è il numero 6. Allora, abbiamo avuto 2 momenti calmi. Vediamo come si sviluppa la situazione. Ale. 2. 8. Tutto calmo, tutto tranquillo. E adesso siamo di nuovo con Scaltenigo. I capitani sanno che i ragazzi sono stanchi,
li vogliono far riposare un po'. I ragazzi sono stanchi dall'umida sera, e questo è il fatto. Gettiamo i due dadi. Scaltenigo che vuole ripartire. Senza guardare, con nonchalance, senza neanche guardare, capitan. Voilà, senza. Ale. A go go. 11. 11. Caffè Re d'Italia rappresentato nella casella 11. Caltenigo va alla casella numero 11 e mentre parte Vetrego. Vetrego, cucciolo. Da che casella è Vetrego? Dalla numero 1. Bene, 5 e 6. 11 più 1 e va alla 12. A Vetrego va a incontrare Ballo e Vetrego. Wow, un gioco bellissimo, il trasporto del fieno con la zucca. Via, bella, fatta, sosteniamole, bello applauso ragazzi, forza, dalle tribune, dalle transenne, applaudite. Forza! Aiuto mamma! Aiuto mamma! Non stai a toccare! È succa! Non stai a toccare a succa! Aiuto, stiamo arrivando all'impatto. Aiuto mamma. Si sono toccati di striscio. Vetrego. E Ballò torna al numero 1. Le nostre damigelle stanno facendo una bella fatica. Andata e ritorno. Da una 42 sono passate a una 38. E adesso tocca il turno di Ballò, che parte dal numero 1. Io sto a quello che mi dice il tornona Campocroce, ma ogni tanto può capitare, il bello della diretta, come dicono ormai. Vecchio Zampieri che ormai è stanca, se vinti un anni che è caduto. Tanto per non stare. Ed è al 16, è al 16. Parte dal 16, realizza 3 e va al 19. Gioco accidenti! Accidenti, c'è gioco. Accidenti. Sempre. Fruare a piazza. Giochiamo sempre. Stiamo fruando la piazza. Preparatevi bene, vedo la velocità e la rapidità nella preparazione del gioco, com'è nella tradizione del gioco. Bene. No, basta bere ragazzi, 3, 2, 1, via! Presidente, no. Ferma lì. I tre giocatori di Campocroce là. Ballò voleva portare via anche questo gioco a Campocroce. Ragazzi, è di Campocroce questo gioco. Forza! Quelli di Campocroce sono timidi, hanno visto gli altri, li hanno lasciati andare. Ma il gioco lo deve fare Campocroce! Forza! Sempre calmi, ragazzi, sempre calmi, in fila indiana, tranquilli. Avremo un piccolo problema, recupereremo qualcosina presidente in questo intoppo oppure no, si va avanti imperterriti. 3, 2,
uno, via! Giù! Forza! No, 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 voi rimanete là! Ehi! Kojak! Torna in trio, Kojak! Guarda che bravo sto puteo! Bravo! Per l'applauso! Guarda com'è che fa, gira la ruota! E gira la ruota! Tira da passare sotto l'arco! Impertinente! Sei impertinente, sei! Guarda, gli devo far baruffa qui, quei raggi! Dai, moltiplica, moltiplica quei raggi! Dai, 30 secondi, hai già fatto più di metà giro! Dai che ce la veloci fai! Benissimo! Com'è nella tradizione? Attenzione voi che dovete aspettare il vostro compagno che arriva con la ruota! Ed ecco Campocroce che sta finendo il primo giro! Bene! Il passaggio della consegna al secondo! Ah, con il lancio, quindi un'agevolazione che ci sta, prendilo, via! E vai! Vai! Bene, 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 bene! Bene, superato l'impasse! Bene, bene, sotto l'arco! Sotto l'arco, sotto l'arco, sotto l'arco, quanto manca? Mancano un minuto e 40. Dai, forse ce la facciamo, dai, 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 forza! Velocissimo, velocissimo, che bravo, concorrente! Che bravo il concorrente! Il Campocroce, il secondo concorrente! Ricordiamo che, dai, che bisogna superarla, se no si supera la prova, si torna indietro di una casella, si va alle 18. Ed è la volta del terzo staffettista. 1:55. Ragazzi, forza! Abbiamo ancora un minuto. Forza, cambio! Cambio! Bravo, bravo! Bravo Mastro Lido, vai! Se vede che noi siamo tosi di una volta. No, 21 anni fa che avresti fatto col giro con salto mortale mie TV. Ma io spenserò verso. No, è vero. Io spenserò verso. Dai, ma va giù. Dai. No. Gira da quell'altra parte. Dai, da quest'altra parte dica da girarlo, no? Abbiamo ancora 30 secondi. Dai. 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 30 secondi. E continua a spenderlo. Dai! Ecco, fra il pubblico. E si levò alto un nitrito. Dai, sì. Vabbè, dai, così. Non è che il 18 sia un brutto numero, comunque. Presidente, dopo tutto. Stop! Stop! Prova non superata. Campocroce perde ipoteticamente 100 euro dal proprio premio. Zianigo che lancia con due dadi, tranquilli. Da che casella? Da che casella? Dalla 22. Va alla 29. Mirano dalla casella numero 8 lancerà due dadi con il sobrio capitano Ario e Barbetta. Pian pianeo, mi raccomando, se sei vero che sei più giovane che Ugane, che no, amore. Veloce! 5 e 1, 6. Dalla 22 passiamo alla 28. Dalla 8 passiamo alla 14. Ma non si stia ad arrabbiare, può capitare. Vengo, Oca! Voi fate i capitani. Siamo alla 20 dopo aver fatto l'Oca. L'Oca. Ma è bello, capita, capita. Tocca Scaltinigo che è alla casella numero 11. Ario, senza guardare. Liscia il pelo, sì? Anche sti dadi che ha 21 anni, dai che è nozzato. Sei sempre più bravo. Lancia. 12 Oca, 23 più 11 va al 34. Qui
Quindi Scaltenigo in vantaggio in questo momento. Tocca. In questo momento. Tocca a Vetrego dalla casella numero 12. In questo momento sono le 16:15. Quindi sono trascorsi 45 minuti. E quindi adesso il gioco, quando finisce, finisce. Si fa duro. Ok. 5. Va al 17. Tocca a Ballò che è all'1. Okay. 3. Sette. Va all'8. Allora diamo tutti i numeri, okay, le posizioni, posizioni di squadre. Fermo. In testa Scaltenigo che è al numero 34. Secondo Zianigo al numero 29. Terzo Milano alla casella numero 20. Campocroce quarta 19. Vetrego quinta alla casella 17. Ballò è sesto alla casella numero 8. Sotto i lampioni. Tira Campocroce dalla 19. E andiamo a 23. Sì, sei qui Alberto. Adio. 23 e 3, 26. 26. 26, dadi. Ed ora Zianigo dalla postazione numero 29 e dal trespolo lancia il capitano coraggioso. Finalmente ci siamo calmati per un pochino. Sì, ma adesso riprendiamo. Che tra poco riprenderemo. Numero 3. Sei e 39. Va al 38. 38. Dai che ci stiamo avvicinando. Ed ora Milano, che è, ricopre la postazione numero 20, lancia con i due dadi col capitano, col farfallone. Quel farfallone del capitano. 4. Col primo dado realizziamo 4. Fatevi altri vostri conti. Al secondo 6. 10. Va al 30. Ed è la volta di Scaltenigo che è dalla postazione numero 34. Dai, un bel applauso ragazzi, fermati una galanza! Forza! Dai, ancora che liscia il pelo al dado. Non abbiamo ancora mai fatto neanche una ola. Neanche una ola, e la facciamo fare lì adesso. 2. Mamma mia, proprio il 2. 3. 37. Lanciamo Cucciolo Vetrego che è al 17. Dal 17 Vetrego realizza 6 con il primo dado e con il secondo dado, così da 23 andiamo a 29. Ed ora è la volta, dai che andiamo spediti. Ballò che è all'osso, Ballò va lento ma inesorabile. Guarda che cazzo è il mio capitano, 8 con il primo dado realizziamo 1, madonna ciò, un bradipo, 5 e andiamo 6. A 14 oca, 20, raggiungiamo 20, Ballò raggiunge 20 ed ora la volta del vecchio Zampieri, Campocroce che è al 26, dal 26 parte Zampierone che mi realizza con il primo dado, mi realizza un bel 6 e con il secondo dado, con lo sforzo massimo prodotto, mi realizza 2, 8, va al 34, mamma mia come andiamo spediti. Zianigo che è al 38 è interessato al lancio dei due dadi e nella circostanza realizzerà con il primo dado... Come parla Forbito. Ho appena usato la strassa. 4, 42 più 3, 45. Oca! 53. Va al 52. L'affaire se va Saint-Grosset.
Guardate che c'è gioco al 52. 52, dogana, quindi gioco. Casella, accidenti. Due paesi per africani. La squadra di... Per la squadra di... Di Zianigo. E ditelo a Zianigo. Che Zianigo! Deve... Casella, accidenti. Questo... C'è chi lo chiama Bigolo, chi lo chiama Bigoio, a seconda della parte del Veneto dove ci spostiamo viene chiamato in modo diverso, ma questo era uno dei più importanti mezzi di trasporto di una volta. Si metteva sulle spalle, si appendevano due secchi oppure qualcos'altro e si trasportava in questo modo i vari prodotti che uno doveva trasportare. Certo. Così noi facciamo un gioco a tempo, in due minuti il giocatore deve, suo compagno deve riempire i due secchi, li deve mettere, si mette il bigoio, li appende e li deve andare a svuotare dall'altra parte. Quelli che cadono, tornando indietro, li riprende e li riporta qua. Ok, ci siamo? Due minuti di tempo. Allora fermi. 3, 2, 1, via! Siamo una nuova tecnica, presidente. Abbiamo anche le cheerleaders di Zianigo con i pompò. Ehi, Ale Zianigo! Sono passati 51 secondi. Bene, bene, bene! Ma voi guardate la nonchalance di questi ragazzi, di questi atleti. Forza! Forza! Non vada che ancora le bigol. Voilà le bigol. 1 minuto e 15. Battimani! 1:40! Battimani! 20 secondi! 20 seconds! Forza! Up, 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 up! E via! Abbiamo un pezzo là! Prova superata nel filo del secondo. Sì, montepremi inalterato per Zianigo. La prova è stata superata, adesso tocca a Mirano che è al numero 30. Quindi dal numero 30 Mirano va a lanciare i due dadi, realizza uno con il primo dado e siamo già a 31, ragazzi. A 3 e siamo a 34. E a gioco 4. Gioco con campo croce. Shampoo Croix. Un puntino giallo sul 34. Itero. E l'azzurro che è andato a trovarsi giallo. Gioco spareggio tra la squadra di Campo Croce e di Mirano. Mirano. Con il lancio delle fionde giganti. A commencé la battaglia. No? Allora abbiamo queste fionde giganti.
Mi raccomando, presidente, non stia a partire. No, che... è diretto verso di noi, ha capito? Io volevo sedermi. Voleva anche partire, addirittura, sì, addirittura, sì. Benissimo. Allora, con queste dovranno lanciare le palle contro le oche. Chiaramente, chi per primo, chi riuscirà nel minor tempo a farlo, avrà vinto questo gioco. Perfetto. In direzione proprio del giudice, qua. Perfetto. Tre giocatori per squadra, 2 minuti di tempo, lanci quante ne vogliono fare, dovete poi andare a riprendere i palloni, voi avete i bianchi, loro i rossi, non stai a sembrare che ognuno ha il suo. Ok? Ci siamo? Sì, ok, i giocatori si scambiano. 3, 2, 1, via! Passe des messieurs, eh? Mamma cara, perché? Siamo a rischio, siamo a rischio. Niente, abbiamo ancora le micce inceppate. Sì. Adesso hanno cambiato la... Campo croce c'era quasi. Bel gioco, questo è tra i migliori. Forza. Dai qualcuna mea, dai qualcuna mea. Via, cambio, cambio. Lanciato. Elettrofiap quel, elettrofiap. La fiapes. Ah. Peccato giocatore. Che bella sta storia. Stiamo... Stai rincorrendo. Sì. Ale, champagne. Gioco non superato. Prima o dopo lo becchiamo il giudice. Dai a ball. A tempo scaduto vincerà chi butterà giù per prima l'oca. E quindi possiamo dire. Bisogna essere in tre a tenere. 2 per Mirano. Stop! All'ultimo secondo vince Mirano. Campo croce torna indietro al 30 ed ora è la volta di Scaltenigo, che è al numero 37. Bel applauso al gioco novità, perché è stato veramente interessante. Un bel applauso, bravi, piano Scalte. Lancia, lancia, lancia. Paolo, vai Paolo! E là! Paolo! Siamo nell'ultima mezz'ora. 5. 40. Mi guarda sempre quando che lancia il dado. 42, 5, 47. Tocca al Vetrego che sta al 29, al 29. Lancia cucciolo. E siamo già a 34 raggiunti. 34 più altri 6, andiamo a 40. 40 il vessillo. Ballò dal numero 20, dalla postazione 20, dal pulpito, andiamo a lanciare i due dadi. Il riso Carnaroli dell'azienda agricola La Fagiana, Torre di Fine, Eraclea, profuma di mare, è lavorato in maniera artigianale e tiene bene la cottura. È un prodotto speciale anche perché viene dall'unica risaia veneziana e racchiude tutta la bellezza dei paesaggi naturali di Eraclea.
venite a visitare la Fagiana. Oltre al riso, vi aspettano piacevoli tour in bici, degustazioni di risotti, show cooking e tanto altro. L'azienda agricola La Fagiana è a Torre di Fine Eraclea, lafagiana.com. La classica trattoria dove entri e ti senti subito a casa. Dal Bocoetto a Marghera è un locale a conduzione familiare, con una cucina semplice e appetitosa, i piatti tipici della tradizione veneta a prezzi contenuti. Dal Bocoetto è anche pizzeria con forno a legna e ingredienti sempre freschi. A Marghera, in via Bottenigo 160. Fai un salto dal Bocoetto.